Mascherine nelle RSA e sui mezzi pubblici fino a settembre, la decisione del Consiglio dei Ministri. Un leggero aumento dei casi Covid in Liguria, Toti, convivenza con il virus, ma... Mascherine nelle RSA e sui mezzi pubblici fino a settembre, la decisione del Consiglio dei Ministri. Un leggero aumento dei casi Covid in Liguria, Toti, convivenza con il virus ma con prudenza. Ospite a tamburo battente il Presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, il più votato a Spezia tra i consiglieri comunali. Turismo alle Cinque Terre, un'istantanea sulla stagione turistica di Corniglia. Dopo 2 anni torna l'appuntamento Liguria da bere, protagonisti i vini e i produttori liguri. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TLS Giornale. Apriamo questa edizione con 2 fatti di cronaca. Un bimbo investito in via Fiume e un'auto ribaltata tra via 24 Maggio e piazza Dante Alighieri. È questo il bilancio dei 2 incidenti stradali accaduti quasi in contemporanea quest'oggi. Stando a quanto si apprende dalla polizia locale, nell'incidente di via Fiume un bambino è stato preso da un'auto. Il piccolo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso pediatrico della Spezia dalla Croce Rossa. Le sue condizioni sono stabili. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Per quanto riguarda invece il secondo incidente, questo pomeriggio un furgone e un'altra auto sono entrate in collisione. Il secondo mezzo si è ribaltato e al suo interno viaggiava una donna. Anche in questo caso la dinamica è in fase di accertamento e non sarebbe da escludere che uno dei 2 mezzi sarebbe passato con il rosso. La donna è stata soccorsa dalla pubblica assistenza della Spezia e dai soccorritori del 118 giunti a bordo di una Delta. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il traffico ha subito dei rallentamenti. Prorogate le mascherine nelle RSA e sui mezzi pubblici fino al 30 di settembre. Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri che si è riunito oggi, ma che deve ancora valutare se estendere questa decisione anche per gli aerei. Ma ascoltiamo le parole del sottosegretario alla salute Andrea Costa, raccolte nell'intervista di Jacopo Cidale. Sottosegretario Costa, il governo ha deciso di prorogare l'obbligo della mascherina per quanto riguarda alcuni settori. Sì, diciamo che oggi è un altro passo importante verso il ritorno alla normalità. Il governo d'altronde ha adottato fin da subito il criterio della gradualità. Con oggi io credo che la notizia positiva sia che finalmente i nostri ragazzi potranno sostenere gli esami sia le medie sia la maturità senza mascherine. Credo sia un dato positivo non solo per i nostri ragazzi ma un segnale positivo per il Paese. Decade l'obbligo della mascherina per quanto riguarda cinema, teatri, eventi sportivi al chiuso. Abbiamo deciso di prorogarlo per alcune situazioni e limitatamente ai mezzi di trasporto, ospedali e RSA, nella consapevolezza che soprattutto per quanto riguarda le strutture sanitarie, mantenere ancora la mascherina è un elemento di protezione e di garanzia soprattutto per i più fragili e per coloro che sono all'interno delle nostre strutture sanitarie. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, oggettivamente parliamo di spazi al chiuso dove talvolta c'è molto affollamento, pensiamo alle nostre metropolitane non solo, e quindi credo che sia prudenziale proseguire ancora per un po' con l'obbligo delle mascherine. Ecco, cambiando argomento ma parlando sempre di strutture sanitarie, in questi giorni state parlando proprio dell'importanza non solo degli ospedali ma della sanità di prossimità. Beh, non c'è dubbio, per troppi anni nel nostro paese si è pensato che l'ospedale dovesse essere l'unico luogo di cura. Questa pandemia invece ci ha fatto comprendere quanto sia importante rafforzare la medicina del territorio, la medicina di prossimità,
per cercare anche di decongestionare i nostri ospedali e soprattutto i nostri pronto soccorsi. È chiaro che le risorse del PNRR sono una grande opportunità e quindi andremo a rafforzare quella medicina sul territorio attraverso ospedali di comunità, case della salute, cercando di investire sulla digitalizzazione, telemedicina, tutte iniziative che certamente avvicineranno i servizi ai cittadini e creeranno una rete sul territorio, una rete di prossimità. Bene allo stop all'obbligo di mascherine per teatri, cinema ed eventi pubblici e soprattutto per gli esami scolastici. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Totti, in merito alle nuove disposizioni del governo che continua. Stiamo andando sempre più nella direzione della convivenza con il virus, senza per questo far venir meno le regole di prudenza. Giusto invece, conclude, mantenere le mascherine in ospedali e RSA per proteggere le persone più anziane e fragili. Per quanto riguarda l'andamento della pandemia in Liguria, nei primi giorni di giugno, spiega il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi, abbiamo osservato un aumento dell'incidenza in tutte e quattro le province liguri e un leggero aumento di nuovi pazienti Covid-19 ricoverati. Va ricordato che tra questi solo il 40% si tratta di pazienti Covid, ovvero ricoverati a causa del virus. E continuiamo con la sanità e vediamo com'è la situazione pandemica in regione e in provincia. Sono 863 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte dei 5.243 tamponi effettuati. Aumentano le ospedalizzazioni, in Liguria i ricoverati sono 147, uno in più rispetto a ieri. Le terapie intensive registrano in totale 5 pazienti. Passiamo adesso ai dati provinciali. A Spezia i positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 143. In totale coloro attualmente affetti dal Covid sono 1.288. Anche nella nostra provincia aumentano i ricoveri, sono 22, due in più rispetto a ieri. Nessun paziente si trova in terapia intensiva. La vicenda delle 104 OS di Coop Service è ferma ad un altro punto morto. Le dichiarazioni della Regione Liguria su eventuali ricollocazioni in strutture sociosanitarie del territorio sono generiche e fumose. Ad oggi non sappiamo ancora quanti e quali posti siano disponibili e sono mesi che chiediamo chiarezza su questo aspetto. Così Daniele Lombardo, segretario FPCGL della Spezia, che continua. Anche dell'applicazione dell'emendamento Rosso non si sa più niente. La Regione ci comunichi se il parere ministeriale è arrivato e cosa contiene, altrimenti faccia pressione affinché arrivi, non c'è più tempo da perdere. Chiediamo, conclude, un incontro urgente in Regione per affrontare queste problematiche. Le 104 OS rimaste fuori vanno stabilizzate al più presto. I carabinieri ed Enel vicini per la prevenzione e il contrasto all'illegalità, la tutela dell'ambiente e del territorio. Sono stati questi i temi dell'incontro tenutosi alla Spezia, volto a dare attuazione territoriale di quanto previsto dal protocollo sottoscritto tra Arma e azienda lo scorso novembre, focalizzato sulla protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, la lotta ai cambiamenti climatici e il contributo per uno sviluppo economico sostenibile. Nel corso dell'incontro è stato approfondito anche il fenomeno delle truffe legate al settore energetico, in particolare il fenomeno fraudolento dell'esistenza di operatori abusivi che si spacciano telefonicamente per agenti di Enel Energia. A riguardo la società energetica ha ricordato che i numeri telefonici autorizzati da Enel Energia possono essere verificati sul sito e che i cittadini possono rivolgersi ai canali di contatto ufficiali per ogni segnalazione. Il sistema di antincendio boschivo che per anni è stato gestito dal settore agricoltura è passato al settore protezione civile e ciò ha permesso una migliore gestione delle situazioni di emergenza. Così l'assessore regionale alla protezione civile intervenuto nella giornata finale del progetto Interreg MedCop Fire tra Italia e Francia Marittimo in corso alla fortezza Firmafede di Sarzana che continua.
Grazie a questa scelta, al progetto MedCopFire ereditato dal settore agricoltura, di cui Regione Liguria e l'Assessorato di Protezione Civili sono oggi capofila, abbiamo potuto raggiungere importanti risultati operativi sulle procedure di intervento. In un territorio molto fragile come quello della Liguria, concluso, è importantissimo poter contare su collaborazioni come queste e portare avanti progetti come MedCopFire, che punta sull'utilizzo di unità operative di antincendio interoperabili che specializzano e rafforzano sempre di più l'attività della nostra protezione civile. E vediamo adesso, come d'inconsueto, un'anteprima della trasmissione curata da Riccardo Sottanis e Renzo Raffaelli a tamburo battente. Ospite della puntata al presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, che ci parlerà dalla riconferma del sindaco Peracchini alle problematiche della regione. Vediamo. Presidente Medusei, l'opposizione in questa campagna elettorale ha puntato molto sulle cose che l'amministrazione comunale non ha fatto in questi 5 anni, cioè sui grandi progetti. L'amministrazione comunale invece ha puntato molto sulle piccole cose che erano il decoro urbano, che poi piccola cosa non è, e sulla sicurezza, ed è stata premiata. È la carta vincente questa, secondo lei? Evidentemente, se i cittadini si sono espressi in questo modo, è stata la carta vincente, perché vincere al primo turno senza ballottaggio è stato un segnale importante verso questa riconferma, che ha premiato l'ascolto dei cittadini e il lavoro anche sulle piccole cose, che però sono quelle le cose più importanti per tutti i cittadini. Poi chiaramente ora c'è da fare tanto altro, c'è da lavorare a testa bassa e proseguire sulla strada intrapresa e migliorare sulle grandi opere, realizzare grandi opere. Ricordiamo che sono stati i primi 5 anni caratterizzati da 2 anni di pandemia, quindi io sono fiducioso, e poi ringraziamo anche i cittadini per questa fiducia che ci hanno dato. Ecco, lei è stato il consigliere comunale più votato, lo era stato anche alle precedenti amministrative, è stato il candidato più votato per il Collegio Spezzino anche alle regionali. Quando c'è un tunnel elettorale, lei praticamente viaggia in Ferrari, dovremmo dire in Red Bull di questi tempi, ma per orgoglio nazionale diciamo Ferrari. Ma come si prepara una macchina prima del voto? Cioè, qual è la strategia? Quali sono gli accorgimenti per rastrellare tanti consensi? No, guardi, intanto ringrazio i cittadini che mi hanno dato la fiducia e che mi sostengono ogni giorno, io devo dire ogni giorno, perché è questo il rapporto costante, quotidiano che ci abbiamo, che c'è, e io ci sono per loro, loro ci sono per me, questo rapporto si è instaurato, e quindi la campagna non si fa un mese prima, ma si lavora tutti i giorni, quotidianamente, costantemente. Poi non sono nessun record man eccetera, io sono contento perché ho la fiducia dei cittadini, però mi sento anche tanta responsabilità sulle spalle, ve lo posso assicurare. Quindi... Ha risposto. Senta, le faccio un'altra domanda. L'onorevole Viviani, che è stato ospite con noi durante la maratona televisiva sullo spoglio elettorale, ci ha detto che la sanità per lui è un'emergenza e che il sindaco Peracchini dovrebbe inserirla nella sua agenda. Però il sindaco, un mese prima del voto, ha detto che la politica dovrebbe restare fuori dalla sanità. Lei cosa ne pensa, che anche un medico? Ma io sono convinto, andando tra la gente, ascoltando le persone, facendo questa campagna elettorale, che ripeto, ma indipendentemente da questa campagna elettorale, la sanità è la priorità, perché solo quando ci si sente male poi ci si rende conto di quanto sia importante poi avere una sanità efficiente. Quindi è importante che ci sia uno stimolo del comune verso la regione, e io sono certo che si lavorerà e si lavora in questo senso, perché, ripeto, la sanità, i servizi sociosanitari, il territorio è fondamentale. Bene, l'intervista completa al presidente dell'Assemblea regionale della Regione Liguria, Gianmarco Medusei, questa sera alle 21:30.
Ancora lutti nel mondo politico democristiano della Prima Repubblica. Mentre proprio ieri nella chiesa della Chiappa si sono svolti i funerali di Giulia Paragone, è venuto a mancare oggi Lucio Paganini, per molti anni componente della direzione provinciale della Democrazia Cristiana in rappresentanza della corrente di Aldo Moro e poi di quella del Partito Popolare Italiano, di cui fu segretario organizzativo. I funerali si svolgeranno venerdì mattina alle 10:30 nella chiesa di Marinasco. Giulia Paragone, a sua volta, già moglie dell'onorevole Luciano Faraguti, era stata attiva militante della corrente democristiana di Forze Nuove e in seguito aveva lavorato in diversi gruppi del volontariato, da quello dei Vincenziani al CIF e all'Associazione dei Volontari Ospedalieri. Alle famiglie le nostre condoglianze. E lutto nel mondo della ristorazione spezzina per la scomparsa improvvisa di Massimiliano Vannucci all'età di 52 anni. Era titolare assieme al fratello del ristorante I Contadini. Il locale, nato nel quartiere di Rebocco, si era trasferito da qualche anno al Parco del Colombaio. A causarne il decesso molto probabilmente è stato un attacco cardiaco. Lascia la moglie Sabrina e i due figli. L'area lavoro Confartigianato comunica agli imprenditoriali la firma di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro nell'area Legno Lapidei. Il contratto si applica alle piccole imprese artigiane e piccole e medie imprese dei settori del legno, arredamento, mobili, lapidei, escavazione e marmo. Nel contratto è stata definita per la prima volta una specifica disciplina del contratto a termine stagionale e sono state individuate causali di ricorso del contratto a tempo determinato, che si aggiungono a quelle stabilite dal decreto dignità. Per ulteriori chiarimenti è possibile chiamare al telefono 0187 2866 2963. Il borgo di Corniglia ha già 170 residenti, ma durante il periodo estivo cuba fino a 25.000 anime. Da anni sul territorio attiva Uniti per Corniglia, che conta decine di associati tra operatori, esercizi e residenti. Infine, da circa un anno è stata riattivata la pubblica assistenza. Chiara Alfonsetti e Davide Morina hanno raccolto alcune di queste voci in un'istantanea sulla stagione turistica. Vediamo. La stagione turistica tocca ovviamente tutte le Cinque Terre, oggi siamo a Corniglia per cercare di farci fare un po' il punto su quella che è la stagione che per le Cinque Terre non è cominciata in questi mesi più caldi, bensì è cominciata a marzo. La pandemia è un lontano ricordo, la particolarità di Corniglia in questo momento è che nonostante il gran numero di turisti su tutte le Cinque Terre si respira un'aria di grande tranquillità. Effettivamente Corniglia vive una luce propria, essendo un luogo che si trova arroccato su questo promontorio, è una scelta per i viaggiatori e per i turisti che si trovano a essere veicolati nell'ambito delle Cinque Terre. Il fatto di poter scegliere ci consente di avere quella situazione di tranquillità che probabilmente molti di coloro che arrivano nelle Cinque Terre si aspettano anche dagli altri quattro borghi. Noi stiamo lavorando anche per far comprendere alle persone che soggiornano sostanzialmente a Corniglia che si può trovare la stessa armonia, si può trovare lo stesso genius loci in questi luoghi anche in stagioni diverse. Ecco, in queste pochissime ore, diciamo, a volte viene fuori anche il tema, ad esempio, della navetta che dalla stazione ferroviaria collega al borgo di Corniglia e a volte si parla addirittura di un assalto alla diligenza. Assolutamente sì, è una delle ragioni per le quali noi ci stiamo interessando presso gli enti competenti, in primis il nostro sindaco e poi il presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, affinché venga garantito a Corniglia un servizio di trasporto
trasporto adeguato alla bellezza dei luoghi, perché secondo noi non è possibile che le persone che scendono dal treno siano costrette ad aspettare la navetta sotto un sole cocente senza alcuna protezione dal sole, perché questo dequalifica un po' tutto il lavoro che gli operatori turistici, gli operatori che si occupano di accoglienza stanno cercando di fare in un luogo come Corniglia, che appunto si ritrova ad essere baciato dalla fortuna in termini di tranquillità e che però ha un pessimo biglietto da visita nel momento in cui si arriva in stazione. Ma un gran numero di turisti fa sì che ci voglia molta attenzione dal punto di vista della sicurezza, e a garantire questa sicurezza assieme anche agli altri enti chiamati in campo è la pubblica assistenza di Corniglia. Abbiamo dato di nuovo vita alla pubblica assistenza reinserendo una serie di giovani e con essi abbiamo dato una continuità dei servizi. È chiaro che queste persone, che possono raggiungere anche le 25, le 30 mila unità sul territorio cinqueterrino, devono avere un'assistenza qualora venissero a essere richieste. Come pubblica assistenza del territorio troviamo delle difficoltà quando dobbiamo fare dei soccorsi anche fuori dal centro abitato. Fortunatamente con il servizio alpino e con i vigili del fuoco riusciamo a fare questi interventi di recupero. E sarà Elisabetta Canalis, la protagonista della campagna estiva di promozione del territorio di Regione Liguria. Lo spot presentato oggi si collega alla cartolina andata in onda durante le serate del Festival di Sanremo, nel quale la testimonial aveva raccontato il suo legame speciale con la nostra terra. Lo schema della campagna 2022 ricalca quello dello scorso anno del multisoggetto realizzata con la regia di Fausto Brizzi, iniziata appunto a Sanremo e continuata con i due flight estivo e autunnale. Siamo felici di continuare il progetto con Elisabetta per rappresentare le bellezze della Liguria, ha spiegato il presidente della regione Giovanni Toti. L'obiettivo delle tre campagne di promozione del territorio è di raccontare la nostra terra a un pubblico sempre più vasto, che si identifichi anche attraverso gli occhi di chi non abita nella nostra regione, ma che invece conserva un bel ricordo dopo una vacanza, un amore o anche una visita per lavoro. Le bellezze e le eccellenze del territorio ligure sono molte, ha raccontato Elisabetta Canalis, e per me è stato un piacere svelare il fascino di una regione che spesso mi ha accolta per lavoro o per svago. Questa occasione mi ha permesso di scoprirne anche aspetti e luoghi che ancora non conoscevo. Poste Italiane torna in provincia della Spezia con un nuovo appuntamento di educazione finanziaria. L'incontro dal titolo Le forme di finanziamento per realizzare i progetti di vita è parte di una rassegna di 9 appuntamenti che si terranno durante il 2022. Gli incontri saranno accessibili gratuitamente previa registrazione e si svolgeranno in diretta streaming attraverso la piattaforma MS Teams Live. Il Comune di Levanto informa che domani, giovedì 16 giugno, per consentire il rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 8 fino al termine dei lavori sarà vietata la sosta nell'area dell'ex viadotto ferroviario, retrostante all'edificio denominato Piccola. I titolari dei pass riservati ai residenti potranno parcheggiare gratuitamente sul resto della passeggiata per l'intera giornata. Musica, dibattiti e molto altro per la festa annuale Avanti Pop 2022, organizzata da CGL La Spezia, un'edizione dedicata ai giovani che torna dopo 2 anni di stop a causa della pandemia. Si terrà venerdì 17 e sabato 18 giugno in una nuova location, ovvero al Parco 25 Aprile La Maggiolina. Ma ascoltiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Maulella. 2 anni di silenzio, o meglio 2 anni passati con modalità particolari online, adesso ritorna la festa Avanti Pop con temi molto particolari dedicati ai giovani. Dopo 2 anni abbiamo deciso di ritornare tra la gente, di ritornare in piazza, in questo caso al Parco della Maggiolina, per parlare di temi attuali che stiamo e abbiamo affrontato in 4 assemblee pubbliche nei giorni scorsi
e il 17-18 riaffronteremo questi temi, in particolar modo alcuni, proprio diciamo nella nostra festa, la nostra festa Avanti Pop, che appunto ritorna dopo 2 anni. I temi principali saranno quelli legati ai giovani, alla precarietà, al salario, ai contratti di lavoro, a quelle che sono le condizioni lavorative attualmente diciamo, in essere nel nostro paese, soprattutto per le giovani generazioni. Ne parleremo col segretario dell'FLC Francesco Sinopoli, Cristian Ferrari, coordinatore responsabile delle politiche nazionali della CGIL per le giovani generazioni, e con le associazioni studentesche venerdì sera, ma soprattutto nella giornata di sabato parleremo di quelli che sono i temi più scottanti del mondo del lavoro con il ministro Andrea Orlando e con la nostra segretaria nazionale con delega al mercato del lavoro Tania Scacchetti. In quell'incontro noi vogliamo mettere in risalto quelle che sono le problematiche del mondo del lavoro, partendo appunto dalla precarietà, dal salario e cercando di capire quelle che potranno essere le novità per cercare di migliorare le condizioni delle giovani generazioni, ma soprattutto anche di tutti i lavoratori che noi faticosamente stiamo cercando di rappresentare, di portare avanti le loro istanze e appunto per dare un futuro e uno scenario diverso. Crediamo che profondamente questo, che se non si sta tra la gente, non si parla con le persone, non si riescono poi a rappresentare quelli che sono i problemi reali. E quindi noi abbiamo deciso nei giorni scorsi con le nostre assemblee, ma soprattutto con la nostra festa, di fare un investimento per cercare di ritornare appunto e di dare veramente un segnale di vicinanza alle persone, alla popolazione, alla cittadinanza spezzina. E dopo 2 anni di stop a causa dell'emergenza sanitaria, ritorna l'appuntamento con Liguria da bere da venerdì 1 a domenica 3 luglio. Protagonisti come ogni anno i vini, la terra da cui nascono e i produttori, per un totale di 200 etichette in assaggio. Ma vediamo i dettagli nel servizio di Raffaele Maulella. Dopo 2 anni, diciamo così, a secco, finalmente si riempiono i bicchieri di Liguria da bere. Sì, ritorna in un'edizione da record. Abbiamo il numero più elevato delle 15 edizioni di partecipanti, di imprese e società vitivinicole. Abbiamo una qualificatissima rappresentanza di tutti i vini della Liguria, quelli di maggior pregio, e quindi siamo convinti che sarà un'ottima edizione e speriamo naturalmente che ci sia il pieno contributo della cittadinanza e di partecipazione, ma siamo convinti che sarà così come è stata nel 2019. Chiaramente stiamo tornando velocemente alla normalità. Liguria da bere è un evento importantissimo per il nostro territorio, per la valorizzazione dei prodotti, in particolar modo chiaramente parliamo del vino e parliamo anche dell'educazione al bere che in questi anni purtroppo si è un po' perso. Avete visto cosa sta succedendo soprattutto nelle nuove generazioni con l'abuso e con la non conoscenza di cosa si beve. Invece dietro a un calice di vino c'è una storia importante, la storia di un territorio, di persone che lavorano, la chimica, la natura, insomma elementi che vanno conosciuti. Questa è un'occasione per valorizzare i prodotti del territorio e non solo, cercare di valorizzare però a livello internazionale e nazionale. Quindi una vetrina importantissima, rincominciamo quindi alla grande anche con la valorizzazione dei prodotti tipici locali. Ultimo appuntamento con il cartellone dedicato dal Teatro Civico alle associazioni del territorio che partecipano alla Open Call 2022. Sabato 18 giugno alle ore 20:30 sarà la volta del Centro Studio Danza Dancing Project, che metterà in scena lo spettacolo di fine anno per rendere omaggio al grande cinema. Prosegue l'iniziativa The Book Lovers Club, il ciclo di incontri in forma di gruppo di lettura. Sabato 18 giugno nell'auditorium della Biblioteca Beghi alle ore 17:30 sarà presente Elena Ferrante, l'autrice della serie di romanzi L'amica geniale. Ambiente, clima e futuro al centro di un progetto fotografico collettivo nazionale. Una mostra fotografica organizzata dal Circolo Fotografico La Torre. L'inaugurazione è in programma domani, giovedì 16 giugno alle ore 18, presso il centro commerciale La Fabbrica di Santo Stefano Magra. Le fotografie degli autori Borello, Donati, Gambaro, Mocchi, Priori, Schianchi e Trifoglio saranno esposte fino al 30 giugno tutti i giorni, dalle 8:30 alle ore 21.
Venerdì prossimo alle ore 17.30 all'Accademia Cappellini sarà presentato il volume monografico sulla figura e l'opera dello scultore Angiolo del Santo. Interverranno il nipote del maestro Angiolo e del Santo Junior e gli autori del volume Valerio Cremolini, Marzia Ratti e Fabrizio Mismas. Ma vediamo i dettagli nel servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Raffaele Maulella. Angiolo del Santo è stato sicuramente il promotore della scultura nella nostra città ed è stato uno dei più importanti scultori di tutta la Liguria. Vita breve ma intensa, sì. Pervasa dall'amore, dalla passione per la scultura. Abbiamo già introdotto il tema del volume che sarà presentato venerdì 17 alle 17.30 all'Accademia Cappellini. Come si sviluppa questo volume che è anche corredato da un apparato fotografico molto importante? Sì. E ribadisco anch'io l'informazione che ha citato poc'anzi il conduttore. Venerdì 17, ore 17.30, all'Accademia Cappellini. Grati al presidente dell'Accademia, professore Giuseppe Benelli, che ha accolto immediatamente la nostra richiesta di delegare questa sede prestigiosa della città alla presentazione di questo volume, che mi permetto di definirlo sicuramente di alto valore scientifico. Peraltro Del Santo è di casa alla Cappellini, è stato accademico nell'Accademia ed è presente con opere significative nella sede di via 20 Settembre, il busto a Francesco Sforza, i ritratti di Giovanni Cappellini, il ritratto dell'ingegnere Fausto Baratta. Però detto questo, mi è stato chiesto come si articola il libro. Allora, immediatamente, sinteticamente, poi semmai ritorniamo sopra, ci sono quattro interventi. Uno, come ha ricordato prima Angelo del Santo, che ringrazio anche pubblicamente, è la prima volta che lo faccio perché il mio coinvolgimento lo ritengo un atto oltre che di amicizia, anche di gratificazione nei miei confronti, quindi un intervento affettuoso, direi, di Angelo del Santo, un intervento, direi, di estesa quantità ed altrettanta qualità di Fabrizio Mismas, che racconta, l'ha voluto intitolare appunto Angelo del Santo raccontato da Fabrizio Mismas, che è questo come possiamo dire, questo prenderci per mano all'interno di tutto il compendio scultoreo realizzato da Del Santo. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi lascio alle previsioni del tempo a cura di LIMET, Centro Meteo per la Liguria. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata. Una buona serata a tutti da Paolo Bonino, vediamo le previsioni per giovedì 16 giugno in Liguria. Ancora alta pressione e bel tempo sulla nostra regione, fatta eccezione per locali addensamenti senza conseguenze. Persistono condizioni di caldo afoso, ma andiamo nel dettaglio sulle previsioni per domani, giovedì 16 giugno. Al mattino qualche nube bassa non serrata sarà presente sul settore centro-orientale della costa. Bel tempo invece altrove. Nel pomeriggio tempo soleggiato con qualche nube qua e là senza conseguenze, specie nelle zone interne. Ventilazione da debole a moderata intorno a sud, mare poco mosso, temperature in lieve aumento, le massime, specie nelle zone interne. Lungo le coste prevediamo minime tra 18 e 22 gradi, massime tra 28 e 31 gradi. Nelle zone interne minime tra 11 e 16 gradi, massime tra 27 e 34 gradi. Se volete ulteriori informazioni andate sul sito www.centrometeoligure.com e non dimenticate di scaricare la nostra app di LIMET.